dell'inchiesta sulla più grande stazione appaltante del nostro paese. Ferrovie dello Stato, ecco, stanno per arrivare 31 miliardi circa dal PNRR, come verranno spese? Intanto, come è stata gestita Ferrovie dello Stato dal 90 fino al 2016? Ci è costata poco meno di 500 miliardi di euro. Altro che all'Italia che da sola nel dopoguerra ad oggi ci è costata quanto costa un solo anno Ferrovie dello Stato, dai 10 ai 12 miliardi. Ora Ferrovie dello Stato è una delle aziende più importanti d'Italia, con più dipendenti, 83.000 dipendenti, e anche se si tratta di una società privata ad azioni, è controllata al 100% dallo Stato e contribuisce in maniera sostanziale a Ferrovie dello Stato, perché viene giudicato un servizio sociale. Ora però nessuno chiede conto se a tanti contributi corrispondono servizi di qualità. Lo Stato non li chiede, Ferrovie dello Stato perché dovrebbe rendicontare? Anche perché dovrebbero farlo quei manager che poi metterebbero in discussione compensi e buone uscite milionarie. Ora stanno per arrivare 31 miliardi dal PNRR e il nostro Danilo Procaccianti ha fatto la due diligence a Ferrovie dello Stato. Sono emerse delle criticità, dei bandi fatti su misura, delle polizze assicurative un po' un tantinello troppo alte e poi appalti in odore di camorra. È anche emerso un misterioso viaggio di una pennetta su un Frecciarossa Roma-Milano che conteneva lettere anonime che poi si sono trasformate in interrogazioni parlamentari. Non è che alla fine rispuntano i soliti nomi, il nostro Danilo Procaccianti. The sun in your eyes, the head is in your hair. They seem to hate. Abbiamo immaginato di essere turisti in Sicilia. Dopo l'Etna e Catania, vogliamo visitare le bellezze di Trapani e provincia. Decidiamo di spostarci in treno, visto che non stiamo parlando di posti sperduti, ma di un importante collegamento tra due capoluoghi di provincia. Facciamo il biglietto alla stazione di Catania, orario di partenza 9.15, ed ecco la prima sorpresa. Non si parte in treno, ma con un autobus sostitutivo. Ci sono lavori sulla linea. Prima fermata di Taino, provincia di Enna. Si scende dal bus ed ecco finalmente il treno. Arriviamo a Palermo alle 12.34. Una volta a Palermo, però, il grosso dovrebbe essere fatto, visto che per Trapani mancano solo 100 km. Il nostro treno riparte alle 13.11, ma si ferma a Piraineto, stazione al centro del nulla, poco fuori Palermo. Dopo più di 2 ore di attesa, arriva la nostra coincidenza, che però non ci porta a Trapani. La linea diretta è infatti interrotta a causa di alcune frane. Da febbraio del 2013, diversi smottamenti sul tratto della via Milo, che per 8 anni ancora giacciono lì senza nessun intervento. 2013, ho capito bene? Sì, 8 anni fa. Dopo 9 anni, solo pochi giorni fa è stato pubblicato il bando di gara per i lavori e allora, invece che andare dritti per Trapani, scendiamo giù fino a Castelvetrano, cambiamo treno e risaliamo per Trapani, dove arriviamo alle 19, 10 ore, per fare appena 330 chilometri. Va meglio all'indomani, quando da Trapani vogliamo andare a Ragusa, altro capoluogo di provincia, altra perla del barocco siciliano. Si parte alle 6.50 del mattino. Arriviamo a Ragusa alle 22, ben 15 ore di viaggio per fare circa 300 chilometri. Il terzo giorno, da Ragusa rientriamo a Catania e proviamo anche l'ebbrezza del furgoncino sostitutivo. Una cosa temporanea?
Esattamente maggio 2011 crolla un'arcata del ponte e, ahimè, da 10 anni il traffico ferroviario fra Caltagirone e Gela è interrotto e si fa con bus sostitutivi. E anche lì oggi assistiamo a un finanziamento di 10 milioni di euro per la riprogettazione del viadotto. Cioè i lavori non sono iniziati? No, che io sappia no. Qui nessun modello Morandi, il ponte è stato fatto saltare nel 2014 e di lavori per la ricostruzione neanche l'ombra. E noi, per fare appena 100 chilometri, ci abbiamo impiegato 4 ore. Un disastro che nemmeno i politici possono far finta di non vedere. Io ci ho messo 11 ore da Catania a Trapani, 13 ore da Trapani a Ragusa, 4 ore per fare 100 chilometri da Ragusa a Catania. Che ferrovie sono queste? Cioè da terzo mondo? Sì, da terzo mondo. Ed è quello che ho detto al Ministro dei Trasporti. Il guaio è che prima di dirlo a Giovannini, l'ho detto alla De Micheli, che l'ha preceduto. E prima di dirlo alla De Micheli, l'ho detto a Toninelli. Però lei è il Presidente della Regione. Quindi? Cioè lei è uno che conta, non è un passante. Bravo, e conto fino a 10. Dopodiché dovrei mandare a quel paese i miei interlocutori. A meno che lei non creda che io debba avere la vocazione del suicidio, mi metto al centro di un binario appena passa il treno con un biglietto scritto e dire mi ammazzo perché il governo centrale da 70 anni non potenzia le ferrovie in Sicilia. Non sarà colpa di nessuno, ma su 1369 chilometri di linee ferroviarie in Sicilia 1146 sono a binario unico e ben 578 chilometri sono ancora non elettrificate. I treni vanno a gasolio. Quanto abbiamo speso negli anni per le ferrovie italiane? Dal 1990 al 2016 la spesa è di poco inferiore ai 500 miliardi. Quindi altro che all'Italia. Ogni anno ferrovie ci costa come all'Italia in tutto il dopoguerra. Parliamo di quanti soldi ogni anno? Siamo intorno ai 10-12 miliardi. Dimmi quando tu verrai. Dimmi. Altro che Freccia Rossa e alta velocità. Pensate, proprio pochi giorni fa si è fatto festa con tanto di taglio del nastro e Brindisi perché sono arrivati i Freccia Bianca che nel resto d'Italia sono entrati in servizio 10 anni fa. Questi li hanno dismessi dalla Milano-Lecce perché hanno fatto il loro tempo. Se oggi voglio andare da Catania a Roma impiego 10 ore e 30, con questo simbolo ci impieghiamo invece 7 ore e 10, quindi andiamo avanti in combatti uniti. Il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Dalle parole del sottosegretario Cancelleri sembrerebbe che questi treni siano più veloci e riducono i tempi di percorrenza. In realtà non è così. Guardate, da Palermo a Catania il Freccia Bianca impiega 3 ore e 7 minuti. Il semplice regionale veloce ne impiega 3 ore e 9 minuti e addirittura il successivo regionale impiega 2 minuti in meno. Quello che cambia è solo il prezzo, che è il doppio. Che cos'è questa cosa? È più una roba di marketing, diciamo? No, non è una roba di marketing, perché i siciliani oggi per andare a Roma con l'unico servizio che c'è, l'Intercity, ci stanno 10 ore e 30. Con questo qui, che tu lo dici marketing, ci stanno 7 ore e 30. Il treno in sé non è più veloce, ma c'è il bar in più. Ti garantisce le coincidenze, nessun altro treno ti garantisce questo. Ed è una cosa molto importante. Sì, però se questa roba qui la facciamo con un regionale veloce, era uguale se mettevamo a posto le coincidenze. Ma questo, dico, non è il treno che cambia. Ma però è il servizio Freccia che noi garantiamo anche. Però, cioè, perché i siciliani perché non dovrebbero avere diritto ad avere il bar a bordo e il servizio Freccia? Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7.40. Anche i siciliani devono avere il bar e ci sembra giusto. Tanto paga sempre Pantalone, visto che il Freccia Bianca, che dovrebbe sostenersi con il prezzo dei biglietti, nel primo mese di vita ha avuto circa 20 viaggiatori a tratta. Ne servirebbero 140 per mantenersi. Alla fine, lo Stato tapperà l'ennesimo buco e nessuno chiederà conto. Ricordati.
non c'è una rendicontazione nemmeno minima dei risultati degli investimenti. Lo Stato non chiede quanto traffico è arrivato su quella linea. Se io metto lì dei soldi pubblici, io Stato devo chiedere i risultati che quei soldi dei contribuenti hanno generato alla collettività. Nel PNRR ci sono circa 25 miliardi per le ferrovie e almeno 2 miliardi andranno in Sicilia. Sembrava una manna dal cielo per colmare il gap infrastrutturale e invece... Hanno previsto soltanto le opere che erano presenti nel piano regionale dei trasporti della legge obiettivo. Hanno recuperato tutti i progetti che avevano nel cassetto. Li hanno fatti aggiornare in alcuni mesi e li hanno resi proponibili per il PNR. Proprio così, la maggior parte dei soldi è stata convogliata nella cosiddetta alta velocità Palermo-Catania e sembra una beffa perché di quest'opera se ne parla da almeno 20 anni, era già stata finanziata e dovrebbe essere addirittura quasi ultimata. I soldi del PNRR sostituiscono finanziamenti esistenti per 1 miliardo e 100 milioni e aggiungono solo 317 milioni di nuove risorse. Nel PNR ci sono i progetti dello Stato, sono quelli del piano di mobilità del 2001. Sono passati 20 anni. Quindi penso che fra 10-15 anni avremo le opere realizzate. Solo che il PNR dice che bisogna completarli entro il 2026. Naturalmente io ho tutte le buone ragioni per non farmi illusioni. Fa bene il presidente Musumeci a non illudersi. Sebbene le opere del PNRR andrebbero ultimate entro il 2026, alcune tratte dell'alta velocità Palermo-Catania-Messina, finanziate con il PNRR, saranno completate già da cronoprogramma ufficiale nel 2029. Figuriamoci se poi ci saranno ritardi. Insomma, l'opera in sé non sarà molto veloce. Quanto poi al risultato finale, si tratta di vera alta velocità? A lavori completati si percorrerà la Palermo-Catania in 2 ore. Quindi 2 ore per fare 200 km vuol dire 100 km di media. L'alta velocità è a 300 km. Quindi non credo che si possa usare la definizione di alta velocità. E che tipo di progetto è? Un ottimo progetto di intervento straordinario, di manutenzione straordinaria sulla linea. Che però, diciamo, questa cosa qui si poteva fare 20 anni fa. Beh sì, in effetti c'è stato un poco di ritardo sul fare le linee siciliane. 30 anni, diciamo, di ritardo. Sull'onda della fretta per la presentazione del PNRR, per la Sicilia sono stati approvati i progetti vecchi che già erano nel cassetto. Basta attraversare lo stretto, però, e la filosofia cambia radicalmente. Il PNRR prevede infatti una linea alta velocità nuova di zecca tra Salerno e Reggio Calabria, una linea di cui non c'è nemmeno il progetto esecutivo. Quello che è circolato finora è una parte dello studio di fattibilità, quindi è evidente che la Salerno-Reggio Calabria non può stare nel PNR, cioè non ci sta fisicamente, perché non, nel 2026 probabilmente ci sarà la progettazione completa. E già questa quindi... è una notizia, perché appunto dovremmo avere opere pronte, invece lei dice forse il progetto. Mi sembra irrealistico che si possa arrivare a completare un'opera di quell'entità, stiamo parlando di circa 27 miliardi da previsione. E di una roba da 160 km di gallerie negli Appennini. Il punto è che proprio per i costi esorbitanti, questa linea rischia di diventare l'eterna incompiuta, come è stato per la sua gemella autostradale. L'opera, infatti, dovrebbe costare circa 24 miliardi di euro, ma con il PNRR, direttamente, ne arrivano solo 1,8. Quindi nel PNRR dovrebbe esserci scritto non nuova linea Salerno-Reggio Calabria, ma un pezzetto di linea. Sì. E tutto il resto? Il resto sono quasi 10 miliardi che sono il fondo complementare, cioè sono soldi aggiuntivi, peraltro a debito. E il resto si vedrà. E il resto si vedrà, sì. Questo è il peggiore dei mali e purtroppo è però quello che i costruttori desiderano, cioè che si aprano i cantieri, perché sanno che non si potranno più chiudere.
Allora, se questo è un test su come verranno spesi i soldi del PNRR, insomma, si parte con il piede sbagliato. L'esempio della Salerno-Reggio Calabria, linea ferroviaria, sarà finanziata per metà dai soldi del PNRR. Il cronoprogramma, parliamo di 22 miliardi di euro, prevede che i lavori debbano essere terminati nel 2026 e sapete dove termineranno? A pochi chilometri da Cosenza, una cittadina tarsia di circa 2000 abitanti. E il resto? Insomma, vedremo. E quello che è certo è che il PNRR sarebbe stata l'occasione giusta per modificare il volto delle ferrovie siciliane e invece in qualche modo sono finiti per finanziare dei progetti già finanziati che rientravano nel piano mobilità del 2001. Allora uno si chiede, ma perché se non sono riusciti in 20 anni a chiudere queste opere lo faranno in 5? Poi nel caso specifico per esempio della Palermo-Catania non si tratterebbe appunto di un valore aggiunto il finanziamento, ma della sostituzione di un finanziamento già avvenuto. E anche là, insomma, siamo certi che riusciranno a chiudere l'opera nel 2026, perché da cronoprogramma è previsto che i lavori potrebbero finire nel 2029, cioè 3 anni oltre. E poi, anche se riuscissero, non si tratterebbe di alta velocità, perché è previsto, stimato, che i treni viaggerebbero a una velocità media di 100 km orari, quando l'alta velocità ne richiederebbe almeno 300. Insomma, alla fine faranno con i soldi del PNRR una bella manutenzione della linea. Il vecchio lucidato è accolto come il nuovo in Sicilia. E la beffa è avvenuta pochi giorni fa, quando è stato presentato il nuovo Frecciarossa che da Milano arriverà a Parigi in sole 6 ore. Costo del biglietto 29 euro. Mentre invece sono stati portati Freccia Bianca in Sicilia sulla linea Palermo-Catania e costo del biglietto 28 euro. E non erano poi neppure nuovi, perché per 12 anni hanno viaggiato sulla tratta Milano, Bari, Lecce, insomma in Puglia, poi sono stati messi sulla tratta siciliana. Tuttavia sono stati accolti con trionfalismo dalla politica, dall'imprenditoria, dalla nobiltà siciliana, perché consente loro di prendere sul treno un caffè troppo caro, gli costa 14 euro in più, anche se poi impiegano anche addirittura qualche minuto in più a volte del regionale veloce, perché poi alla fine la linea quella è. Ecco, a questo punto c'è da chiedersi, ma un siciliano quando paga le tasse, che cosa paga? Sostanzialmente paga l'alta velocità a chi la percorre tra Milano e Roma. E poi di chi sono le responsabilità quando una linea ferroviaria invece rimane interrotta per 10 anni a causa di una frana o di un ponte interrotto? Sicuramente della politica. E nelle more si fregano le mani quegli imprenditori che con i mezzi i bus portano la gente sui percorsi alternativi, i passeggeri che dovrebbero prendere il treno. Leader nel campo è Autoservizi Cuffaro, la società che fa riferimento ai fratelli dell'ex governatore Totò Cuffaro. Ecco, nel 2020, non bisogna dimenticarselo, Ferrovie dello Stato è stata sicuramente la società appaltante, la stazione appaltante più importante del nostro paese. Da sola ha stanziato 14 miliardi per il 40% degli appalti totali del nostro paese. Ecco, e secondo la magistratura napoletana alcuni di questi sarebbero andati ad aziende che sono in odore di camorra. E non è una camorra qualsiasi, ma quella che farebbe riferimento a Sandokan, capo dei casalesi. Questo è il Palazzo delle Ferrovie dello Stato. Proprio qui sarebbe arrivata la camorra. I casalesi avrebbero messo le mani sugli appalti. Lo ipotizza un'inchiesta della Procura di Napoli. Da alcuni documenti esclusivi siamo risaliti alle registrazioni degli ingressi presso la sede di Ferrovie. In particolare ci interessa questo nome, Nicola Schiavone.
entra in ferrovie di continuo, ogni settimana, più volte a settimana. Andava a trovare tutti i dirigenti di Rete Ferroviaria Italiana, era di casa lì. Ma Nicola Schiavone non è uno qualsiasi, perché è compare di Francesco Schiavone, detto Sandokan, il boss dei casalesi, a cui ha battezzato il figlio. È stato anche imputato nel processo Spartacus, da cui è uscito completamente assolto. Chi è questo Nicola Schiavone, l'imprenditore? Aveva rapporti come subappaltatore per le Ferrovie dello Stato, poi RFI. A un certo punto questi rapporti sono diventati più forti e si sono consolidati. Un salto che, secondo le ipotesi investigative, sarebbe stato fatto grazie ai soldi dei casalesi, come ha dichiarato di recente la moglie del capoclan Francesco Schiavone, detto Sandokan, usando un'efficace metafora. Nicola Schiavone, dice, usa il lievito madre che tanti anni fa ha preparato mio marito. Mi ha messo in condizione di lievitare, di crescere, senza mai comparire. Da questo accordo non scritto, poi la camorra è arrivata al cuore della finanza nazionale. È l'ipotesi che non funziona, perché io, a sostegno della falsità dell'ipotesi, le offro sentenze, accertamenti giudiziari, due procedimenti penali, nei quali è stata esclusa in radice l'appartenenza delinquenziale camorristica di Nicola Schiavone. Le nuove indagini della procura, però, partono da un'intercettazione ambientale successiva al processo Spartacus. Nel carcere di Parma, dove è rinchiuso al 41 bis, Francesco Schiavone Sandokan parla con la figlia Angela, che si sarebbe sposata da lì a poco. Gli dice di rivolgersi a Nicola Schiavone per qualsiasi esigenza di natura economica. Dottor Schiavone, buongiorno. Sono Danilo Procaccianti, sono un giornalista di Report. Siccome mi sto occupando di quella vicenda che la riguarda, insomma. Guardi, in questo momento mi trova in disagio, perché ho gli avvocati sopra che mi stanno aspettando. Per cui, se mi lascio un bigliettino, poi le daranno continuità agli avvocati. No, intanto che mi può dire? Insomma, il suo figlioccio dice che le sue imprese hanno lavorato con i suoi figli casalesi. Allora, non guardi, è vera questa storia? Guardi, non è vero nulla, e parleranno i miei avvocati per me. Che l'ha battezzato, sì, è vero. Allora, non è vero niente, non è vero nulla. Per cui è inutile che mi mettete a... Però insomma sono a... Guardi, se, non restate in battaglia, io vedo tutta la disponibilità. Però non... Chiamo il suo avvocato, ma il fatto che... Nicola Schiavone non vuole parlare, ma c'è un altro Nicola Schiavone che invece parla, e come se parla. Si tratta del figlio di Sandokan, che ha iniziato a collaborare con la giustizia nel 2018. Ha parlato molto del suo padrino imprenditore. La crescita economica e sociale dei fratelli Nicola e Vincenzo Schiavone è senza dubbio legata agli aiuti e al sostegno iniziali che mio padre prima, direttamente nei confronti di Nicola, e successivamente mio zio Walter, nei confronti di Vincenzo, hanno fornito loro. Se dovessi offrirvi un esempio per farvi comprendere di che tipo di personaggio stiamo parlando, potrei paragonarlo a Luigi Bisignani, ovvero un importante faccendiere, facilitatore. Ricordo in particolare che in occasione del mio matrimonio mi regalò la somma di 20.000 euro in contanti.